Signore e signori, benvenuti al Palafornai di Mezzo Corona per il recupero della quinta giornata di andata del campionato nazionale di Serie A Beretta femminile. Si affrontano la Pallamano Mezzo Corona e l'SSVU Brixen. Per l'SSVU Brixen, con il numero 8 il capitano Andrea Eder, con il numero 9 Stefani Turpalter, con il numero 10 Sara Schatzer, con il numero 12 Sara Iber, con il numero 16 Monica Pister, con il numero 17 Giorgia Di Pietro, con il numero 18 Barbara Nofkuser, con il numero 19 Arasai Duran, con il numero 20 Virginia Uffino, con il numero 21 Melanie Bertaler, con il numero 25 Giada Babbo, con il numero 28 Sofia Ghilardi, con il numero 38 Marty Strabanzer, con il numero 44 Lena Di Carlantonio, con il numero 69 Elisa Sozzo, con il numero 77 Vicky Piccoler. Allena Hubert Nelsing. Per il mezzo corona, con il numero 33 il capitano Eleonora Italiano, con il numero 3 Enrica Terrana, con il numero 4 Aurora Gislimberti, con il numero 9 Martina Fetta, con il numero 12 Elena Pietron, con il numero 13 Anna Saranovic, con il numero 16 Niki Razzica, con il numero 18 Ilenia Ceso, con il numero 19 Violetta Vigni, con il numero 21 Gaia Battisti, con il numero 22 Luisa Della Valle, con il numero 27 Giada Veronese, con il numero 44 Emma Girlanda, con il numero 49 Martina Pavlovic, con il numero 82 Anna Chiara Campestrini, con il numero 99 Arianna Buratti, allena Sonia Giovannini. Arbitri dell'incontro, i signori Limito e Donnini. Buona pallamano a tutti. Continuare il percorso immacolato per il Brixen. Cercare di invertire il trend negativo e trovare la seconda vittoria per il mezzo corona. Si affrontano stasera nel derby del Trentino Alto Adige le due compagini che rappresentano la regione per il recupero della quinta giornata di andata. Buonasera signore e signori, amiche e amici di Eleven Sports e della Pallamano Italiana, da Gianmarco Tiralongo, dal Palafornai di Mezzo Corona. Si affrontano proprio Mezzo Corona e Brixen alla ricerca di due punti preziosi per entrambe.
al mio fianco stasera Valentina Zanoner. Valentina, mezzo corona sabato è andata vicinissima al successo contro Casalgrande, le è sfuggito solo nel finale un calo di concentrazione. Lavoreranno su questo stasera le ragazze di Sonia Giovannini. È un avversario molto duro quello che affronteranno, il Brixen, che sinora ha fatto 5 su 5 e punta alla sesta. Come dovranno schierarsi, come dovranno scendere stasera in campo proprio le ragazze rodaliane? Dico solo una parola, tanta tanta concentrazione per le ragazze, perché hanno una bella sfida davanti, ma sono sicura che daranno il meglio di loro. Sarà la partita anche dei portieri, perché ragazzi qua abbiamo due portieri fortissimi, quindi buona pallamano a tutti. Squadre che scendono in campo col sette migliore. Partiamo proprio dalle ospiti del Brixen, che schierano tra i pali un insormontabile Monica Brewster, poi all'ala destra Not Durfer, poi Eder, il capitano Andrea Eder, Virginia Occhino in posizione di pivot, poi col numero 17 Giorgia Di Pedro, terzino sinistro Arasai Duran al numero 19, poi all'ala sinistra col 25 c'è Giada Babbo, capocannoniere della Serie A Beretta femminile. Partiti proprio adesso, le squadre adesso si salutano come consuetudine. Nel frattempo gira palla il Bressanone, che avrà il primo possesso del match. Si schiera in difesa il mezzo corona, che schiera Betta Campestrini. Poi c'è anche l'ex in campo Violetta Vegni, poi Aurora Gislimberti, Emma Girlanda, e all'ala il capitano Eleonora Italiano. Tra i pali c'è sempre lei, Niki Razzica. Scontro, come diceva prima Valentina, tra due colossi dei pali, Niki Razzica e Monica Brewster. Nel frattempo fuori la prima palla della Brixen, attacca il mezzo corona, qui Campestrini per Betta, ancora di ritorno per Girlanda, che organizza verso Gislimberti. Gislimberti cerca di attaccare Aurora Gislimberti, fallo su di lei, miglior realizzatrice nell'incontro contro Casalgrande Aurora Gislimberti. 10 segnature, sempre Girlanda, mente di questo mezzo corona in versione young. Girlanda cerca Vegni, Vegni che nel frattempo si muove sui 6 metri, Betta lo scambio con Campestrini, si alza anche il braccio del passivo, deve concludere mezzo corona. Gislimberti prova a cercare Vegni, viene fermata fallosamente, si riparte proprio da Violetta Vegni. Gislimberti si alza, il tiro e fuori, un errore per parte. Trascorso un minuto e mezzo, Brixen e mezzo corona ancora abbastanza contratti. Nel frattempo Arasai Duran cerca la botta e qui doppio Razzica, ma il tentativo dell'ala del Brixen, Barbara Notjuster, termina praticamente. Attenzione, prima rete del match, segna Anna Chiara Campestrini. 1-0, mezzo corona, vantaggio rotaliano. Babbo attacca, attenzione qui Eder che trova subito la rete del pareggio, si era insinuata tra le maglie della difesa casalinga. Riparte allora il mezzo corona, giro palla, nel frattempo Girlanda chiama lo schema, si sposta Violetta Vegni, passa tra primo e secondo, poi esce lo scambio con Girlanda, il pallone per Gislimberti, parte Campestrini, c'è sempre Emma Girlanda, Emma Girlanda che non trova l'avversario, cioè non trova il compagno, poi qui questo passaggio avventato per Anna Chiara Campestrini, che alle spalle si vede sfilare Notjuster, rete del 2-1 in contropiede. Il Brixen sigla il controsorpasso 2-1 con Barbara Notjuster. Qui Girlanda passaggio tra i terzini della mezzo corona, in anticipo il Brixen. Qui Gislimberti ha cercato la porta, il tiro è stato deviato, ha messo in difficoltà però la Brewster, che adesso può ripartire con il Brixen in attacco. C'è Di Pietro, Di Pietro 3-1, palla che Niki Razzica non ha visto partire, se l'è ritrovata praticamente davanti, una bomba della Di Pietro per il 3-1. Girlanda
Nessing comunica con le sue. Nel frattempo Campestrini prova ad affrontare la difesa, poi il passaggio ancora indietro per Girlanda. Girlanda che va al tiro ma subisce fallo. Adesso Mezzolena che attacca col doppio pivot, tagliato anche Eleonora Italiano. Qui il tiro di Campestrini, fallo però del numero 8 Andrea Eder, che viene sanzionata con un cartellino giallo. Ammonizione per il capitano del Brixen, mentre attacca ancora il mezzo corona, deve cercare la conclusione. Attenzione a Gislimberti, rete fantastica sotto l'incrocio dei pali, accorcia il mezzo corona 3-2. Occhio però adesso alla ripartenza veloce del Brixen, si gira Virginia Occhino sul suo percorso, trova però una fantastica Niki Razzica. Girlanda per Campestrini, consueto girovagare di palla per il mezzo corona. Scambio qui, prova la conclusione Campestrini, è stata un po' fermata, poi Giada Babbo in contropiede da tu per tu con Razzica, la supera 4-2, riallunga il Brixen. 5 giri di lancette, 4-2 per le ospiti, le altoatesine conducono. Il mezzo corona però non resta a guardare, prova a ridurre le distanze. Qui Gislimberti poco precisa nella presa del pallone, ma Girlanda, il scambio, attenzione l'assist di Campestrini per Italiano, poi il passaggio di ritorno per Gislimberti, intercetta Occhino, poi qui un po' un pasticcio anche della Brixen, non si intendono Ucchino, Eder e Not Durfter. La palla esce al lato, quindi mezzo corona che rimedia un po' all'errore offensivo, si salva miracolosamente. Entrambe le squadre sono ancora contratte e nervose, vedremo se si scioglieranno. Nel frattempo Gislimberti prova la conclusione, murata da Arasai Duran. Poi proprio la Duran che si porta in attacco e sigla il 5-2. Altro contropiede del Brixen, terzo durante il match. Nel frattempo corre ai ripari Sonia Giovannini ed inserisce Ana Saranovic. Terza partita per il terzino serbo con la maglia del mezzo corona. 8 reti nella gara d'esordio a Pontinia. Qui cerca di inserirsi Anna Chiara Campestrini, su di lei un fallo e prima sospensione del match proprio per Barbara Notdorfer. 2 minuti per l'ala destra brissinese. Attacca mezzo corona. Nel frattempo Violetta Vegni ritrova la sua posizione solitaria di pivot. Ora Gislimberti spostata a destra al posto di Eleonora Italiano e Emma Girlanda prova l'inserimento, viene fermata molto bene da Eder e Duran. Saranovic, Campestrini vede Betta, poi si gira, viene fermata con veemenza da Giorgia Di Pietro. Campestrini, Girlanda, e qui Girlanda sul tap-in, ancora straordinaria Monica Brewster, ma c'è un tiro dei 7 metri per il mezzo corona, se lo guadagna Emma Girlanda. Ma fantastica Monica Brewster che si va a opporre praticamente da terra ad Emma Girlanda, e adesso vedremo se saprà ripetersi anche su Anna Chiara Campestrini, che nel frattempo si prende la responsabilità dai 7 metri. Campestrini rete, 5-3 ancora per il Brixen. Nel frattempo ferma il gioco il direttore di gara e per ammonire Hubert Nursing, coach dell'SSV Brixen. Eccessive forse le proteste sul fallo che ha poi
scaturito il tiro dei 7 metri con quella mezzo corona, si è riportato a meno 2, si piazza sulla linea difensiva. Nel frattempo gira palla il Brixen, il taglio di Virginia Occhino, sceglie di attaccare senza extra player il Brixen, quindi un uomo in meno per le ragazze della città vescovile. Attaccano ancora le biancoverdi, Duran si gira, fantastica Duran, altrettanto lo è però Niki Razzica, in Ikaliteri direbbero in Grecia, suo paese natale. Niki Razzica, nazionale ellenica di beach handball, sempre più punto di forza però Valentina di questo mezzo corona. Sì, indubbiamente Niki quest'anno sta portando veramente una grossa novità. Ricordiamo comunque qui brutto fallo su Anna Chiara Campestrini, si consultano i direttori di gara, poi sanzionano con altri 2 minuti di sospensione proprio Barbara Notdorfer, che era appena rientrata in campo, Valentina, e deve di nuovo uscire. Già, questa non ci voleva, però speriamo che le nostre ragazze riescano ad approfittare del momento. Vediamo, la concentrazione è un po' mancata in questi 8 minuti di gioco, 9 minuti, ma speriamo tornino in gioco. E attacca allora Girlanda, continua, attenzione, Gislimberti recupera un pallone un po' impossibile, poi da lì aveva cercato allora Gislimberti la conclusione, la parata di Monica Brusser, ma ha commesso comunque un fallo di sfondamento, quindi Mel Brixen si riporta, e poi 6-3 a fil di palo Arasai Duran, beffa Niki Razzica. Gislimberti però aveva cercato la conclusione, che nel match di sabato contro Casalgrande l'ha vista esultare 4 volte su 4, 100% dall'ala destra. Ricordiamo allora Gislimberti è destrimana. Campestrini vede ancora Gislimberti. Gislimberti, tentativo di passaggio per Betta forse, la palla però è persa già da Babbo, ci arriva in contropiede qui, molto morbido, ma Niki Razzica riesce a deviare proprio all'ultimo secondo ed esulta, ragione ad esultare. 6-3 ancora il punteggio, rientra capitano italiano in campo Campestrini, poi qui Luisa Dalla Valle trova la rete, ma rete invalida perché c'è stata un'invasione. Di Pietro, dalle mani del centrale Teramano nasce questa azione del Brixen con Duran, il tentativo nonostante fosse sotto fallo si conclude in rete, e 7-3 più 4 del Brixen adesso, vantaggio confortevole. Sono trascorsi 11 minuti dall'inizio del match, mezzo corona deve senz'altro rispondere se non vorrà essere la vittima numero 6 di questo Brixen praticamente perfetto. Proprio adesso perde palla il mezzo corona, ancora Babbo, ancora rete, 8-3. Un altro contropiede, praticamente il Brixen ne sta giovando, Valentina, perché il mezzo corona è poco concentrato e sta commettendo tanti errori in fase di passaggio in attacco. E infatti questo time out servirà per riordinare un pochino le idee, speriamo che l'allenatrice Sonia Giovannini riesca a dare la giusta carica alle ragazze del mezzo corona. Match che in realtà è il recupero della quinta giornata, si doveva disputare il 23 di ottobre, ma le ragazze di UB Nossing erano impegnate nel ritorno dei 32esimi di European Cup, tra l'altro vittoria contro il Deakin per 34-23, all'andata era terminata sempre 29-26 per le biancoverdi. E ipotecato il passaggio ai 16esimi di finale proprio oggi il sorteggio, e le brissinesi faranno visita alle bielorusse del Berestia il 13 novembre, ritorno a Bressanone al Palalaghetto il 20 dello stesso mese, turno che vedrà impegnate anche
le campane della Iomi Salerno, che affronteranno invece il Bekalent compagine serba. Tutto pronto, si riprende allora a giocare al Palafornai col mezzo corona, che vedremo se avrà giovato dei consigli dispensati da Sonia Giovannini. Il giro palla adesso con Dalla Valle, che assume la postazione di regista, poi Saranovic, il tentativo di passaggio, poi la conclusione rete di Anna Saranovic, 8-4. Si prende le sue responsabilità, era rimasta un po' in ombra nel match contro Casalgrande, Valentina. Sì, speriamo che oggi si riprenda un pochino, perché ha giocato un'ottima partita contro Pontigna e ci aspettiamo tanto da questa ragazza. Sempre in tema europeo, rimaniamo in ambito European Cup, saranno tre le squadre italiane che l'affronteranno nella prossima stagione, una invece, la campionessa d'Italia, andrà in European League. Merito del 19° posto occupato dall'Italia nel ranking femminile, nel frattempo si rimane in attacco perché il mezzo corona subisce un fallo. Violetta Vegni è stata trattenuta in maniera scomposta proprio dalle ex compagne di squadra. Adesso Saranovic, il tiro, ancora una rete del terzino serbo, 8-5, cerca di rosicchiare il punteggio adesso il mezzo corona, ma risponde il Brixen. Attenzione qui, si gira occhino, poi il palo e poi praticamente la palla va a urtare il corpo di Nigrazica, che involontariamente insacca. 9-5, beffato il mezzo corona, beffata Niki Razzia, che finora però era stata quasi impeccabile, Valentina. Sì, e reagisce comunque sempre con un sorriso, mai mollare, mai mollare. Vedremo adesso di che pasta sono fatte invece le sue compagne. Qui ci prova Campestrini, non riesce nel recupero Violetta Vegni. Si rimane allora sul 9-5. Viene aggiornato proprio adesso il tabellone elettronico della Palafornai. Eder per Di Pietro. Ancora Di Pietro, che vede Duran che pasticcia un po' col pallone. Allora può ripartire in velocità subito al mezzogiorno. Saranovic però preferisce palleggiare. Campestrini vede Betta, invece no. Attenzione, perché qua nel passaggio a Saranovic si inserisce la Duran. E ottimo l'anticipo proprio di Violetta Vegni su Giada Babbo, che viene aiutata a rialzarsi proprio dall'ex compagna di squadra. Miracolo di Vegni, che riesce praticamente a sventare il tentativo di contropiede del Brixen. Avrebbe fatto male perché poteva valere la rete del più 5, mentre si riorganizza il mezzo corona per cercare adesso di andare sul meno 3. Sesta rete che potrebbe arrivare al termine di questo attacco. Eleonora Italiano viene anticipata da Occhino, poi occhio perché si alza il braccio del direttore di gara, ci prova Campestrini, rete, 9-6. Esulta il Palafornai. Anche oggi ben rappresentato il tifo rotaliano, c'è una nutrita fetta anche di tifosi brissinesi, e dobbiamo segnalare anche la presenza di uno dei più grandi appassionati di pallamano italiano, Max Dörfler, che è giunto sin a mezzo corona dalla sua Trieste. Incredibile l'amore di quest'uomo per la nostra disciplina, lui che è un fan scatenato della Trieste ma anche della Brixen. E gira un po' l'Italia e l'Europa. Tanta passione, Valentina. Tanta passione, questo sport procura tante emozioni meravigliose. E adesso ce n'è un'altra. Eccola! Ah. Di Pietro colpisce la traversa, poi praticamente riesce a recuperare il rimbalzo e con un tocco vellutato supera Niki Razzica. 10-6 per il Brixen, sempre più 4. Attenzione adesso alla risposta
nella costruzione offensiva del mezzo corona. Saranovic ancora un po' troppo lenta, però la manovra del mezzo corona in attacco. Campestrini cerca Italiano, Italiano poi per Saranovic, qui errore proprio del capitano Leonore Italiano, possesso perso, ne approfitta il Brixen che nel frattempo ha alternato la coppia di centrali, è entrata la Durnwalder. Stefani Durnwalder che, come affermava questa mattina, a 7 metri già da babbo, era una pedina fondamentale, e il fatto che sia presente per motivi personali ben poco questa stagione può risentirne proprio il Brixen, che nel frattempo vola sul 12-6. Tutto da rifare per il mezzo corona, si era riaffacciato sotto, e invece adesso il Brixen con un bel parziale ha praticamente ristabilito le distanze. Non deve però demordere la formazione di casa, che attacca con Campestrini, fermata Campestrini ancora, Girlanda, c'è Saranovic, il tiro di Saranovic, Brewster, Duran vede Babbo, un passaggio, ma qui con il piede c'è sempre Niki Razzica che tiene a galla le compagne di squadra. Campestrini, Saranovic, tiro schiacciato un po' troppo, però la palla supera la traversa, esce fuori, rimette in gioco il Brixen che proprio adesso si stringe attorno al proprio allenatore che ha chiamato timeout. Nussing sicuramente vorrà rivedere qualcosa, deve rivedere molto invece il mezzo corona Valentina se vuole ritornare in gara. Sì, questa concentrazione sta mancando, troppi errori, lente, le vediamo molto lente queste ragazze, non sono nel pieno della loro forma, ma confidiamo in loro. Ancora dialoghi molto fitti sotto sulla panchina del mezzo corona, c'è Sonia Giovannini che sta cercando di rimediare giustamente a ciò che non è andato in questi primi 18 minuti di gara. Molto più tranquillo Ubi Nössing, che nonostante la sua squadra conduca di 6 reti cerca il pelo nell'uovo praticamente. Il Brixen ha saputo sfruttare un sacco di indecisioni del mezzo corona in attacco, ripartendo poi con contropiedi micidiali, soprattutto quando poi la palla finisce nelle mani di Giada Babbo. Valentina, Giada Babbo è un fenomeno, inquieta sempre quando si trova dalle parti dei 6 metri e... Eh sì, Giada Babbo, un nome, una garanzia direi. 41 reti prima dell'inizio di questo incontro per Giada Babbo, nazionale italiana. Per lei anche 14 reti in European Cup. Nel frattempo Duran per Eder, lo scambio, un dai e vai che va a buon fine perché realizza il 13-6. Sempre più Brixen, mezzo corona un po' in bambola, deve reagire assolutamente, qui palla persa ma recuperata perché finisce a lato e quindi mezzo corona può ripartire sempre dall'attacco. Si sposta invece Ana Saranovic, adesso terzino sinistro, giocava a contromano in terzino destro dove adesso c'è Anna Chiara Campestrini. Saranovic indecisa, però passa a Girlanda, sempre Saranovic per Campestrini, e effettua il suo ingresso in campo anche Ilenia Ceso. Nel tempo palo per il mezzo corona, Ilenia Ceso che poi proviene da una famiglia di pallamanisti, il papà Emir allenatore, il fratello David ex giocatore. Ceso, Cescio, visto che è di origine croata, classe 95, primo anno al mezzo corona.
Attacca adesso il Brixen con Durnwalder per Eder. Sempre Stefanie Durnwalder. Arasai Duran, Durnwalder. Invasione del difensore, tiro dai 7 metri. La palla era terminata al lato. Adesso ha l'occasione il Brixen per portarsi addirittura sul P8. Stringe la palla tra le sue mani Arasai Duran contro Niki Razzica, non può nulla. 14-6. E Brixen che vola sul P8, un risultato che certamente rispecchia ciò che si è visto in campo. Per quanto il mezzo corona nella prima parte di questo primo tempo si era ben difeso, vediamo adesso Saranovic centra in pieno Brewster che praticamente ha vita facile nel pararle la conclusione. Poi Durnwalder attacca adesso il Brixen e qui non riesce a smanacciare Niki Razzica. La palla scagliata da Notvard finisce in rete. Barbara Notdarfter che praticamente ha all'attivo già due sospensioni, deve stare molto attenta in fase difensiva. Ceso per Girlanda, Campestrini. Sempre possesso per il mezzo corona. Girlanda, si alternano adesso Saranovic, vede Vegni che si gira, parata ancora stupenda di Monica Brewster, riparte Babbo e 16-6 più 10 per Brixen. Brixen adesso ci mette una pietra su, nel frattempo si alternano Vegni e Pavlovic. Giro palla con Girlanda, Pavlovic, la Saranovic, ancora Campestrini per Girlanda, Saranovic, parata ancora di Monica Brewster che sta salendo in cattedra Valentina. Sta avendo vita abbastanza facile, ma anche quando arrivano i tiri forti comunque lei c'è, c'è sempre. E il Brixen che adesso attacca addirittura per il più 11, un risultato che mai avremmo creduto potesse praticamente proiettarsi già nella prima frazione di gioco, visto l'inizio comunque abbastanza vigoroso delle rotaliane. Qui Duran perde il pallone che viene però recuperato da Giada Babbo. Giada Babbo vede Occhino, si gira senza problemi e realizza il 17-6. Nulla da fare ancora per il mezzo corona. Acceso Campestrini in tutta velocità. Campestrini, il pallone deviato però da Eder. Corner per il mezzo corona. Quando mancano 6 minuti e mezzo all'intervallo, vedremo la reazione di questo mezzo corona che deve iniziare praticamente sin da subito a lavorare sul passivo. E proprio Girlanda perde questo pallone, la ripartenza velocissima e fulmina di Giada Babbo che sigla il 18-6. Incredibile la velocità con cui Babbo ha recuperato il pallone e si è involata in rete. Rientra Gislin Berti, le prova tutte praticamente adesso Sonia Giovannini. E qui anticipo di Giada Babbo, il passaggio molto blando di Campestrini Acceso che poi con la manona Niki Razzica riesce bene o male a sventare ancora una volta Niki Razzica a salvare le proprie compagne di squadra. Superba l'estremo difensore ellenico, incredibile la qualità di questo portiere, lo sta dimostrando partita dopo partita. Adesso spetterà alle compagne cercare
di bucare la porta della collega Monica Priuster Saranovic, ed è Betta Campestrini per Gislimberti. Gislimberti, sfondo, entrata con la spalla sul petto di Ucchino. Poi Duran, vede la Not Durter che va a realizzare 19-6. In tutta scioltezza e leggerezza il Brixen. Mezzo corona che ormai sembra aver perso qualsiasi velleità. E spettacolo adesso che va a scemare, però ci pensa già da babbo con questo tiro che si stampa sul palo e poi finisce in porta. 26, score abbastanza rotondo, senza alcuna clemenza il Brixen sta affondando. Sono 184 adesso le reti realizzate dal Brixen in 5 gare e mezzo praticamente. Il sipario del primo tempo si sta per chiudere, mancano 3 minuti e 50. Qui Gislimberti non riesce a trovare lo specchio della porta. Adesso sostituzione del Brixen, esce la Nordduster ed entra in campo col numero 69 Elisa Sozio. Durnwalder, Reder, ancora Durnwalder, esce anche Ucchino, poi ritrova la posizione tra primo e secondo tra Betta e Gislimberti. Doppio pivot per i Brixen con il taglio di Babbo. Durnwalder cerca Sozio, non la trova, poi Betta, poi l'ultimo tocco è proprio di Stefani Durnwalder. Il mezzo corona si può proiettare in attacco. Rete che manca ormai da diversi minuti, praticamente il Brixen ha realizzato un parziale di 9-0. Attacca Gislimberti, lo scambio conceso. Poi Campestrini vede Pavlovic che si gira, ancora Monica Brewster, stregata la porta del Brixen. Se non è per l'eroe del mezzo corona è per la bravura di Monica Brewster, il mezzo non trova la rete, cosa che invece riesce a fare molto facilmente il Brixen con il 21-6 e il più 15. Gislimberti centrale a guidare la manovra delle ragazze in bianco-blu. Proprio Gislimberti, tiro però troppo centrale. Priuster che serve poi subito Babbo, un altro contropiede. 22-6, l'ennesimo contropiede del Brixen a punire il mezzo corona, l'ennesimo errore in attacco delle rotaliane che ormai non riescono proprio a trovare la via del gol. Campestrini con la mano, Monica Brewster, molto velleitario il tentativo di Anna Chiara Campestrini, e Brixen di nuovo avanti. Durnwalder, cambio con Eder, nel frattempo è entrata anche Elena Di Carlantonio, la palla finisce sul fondo. Batterazzica che nel suo cerca di non far naufragare del tutto la nave, rientra in campo dalla valle. Attacco di Pavlovic, poi Saranovic, ancora Saranovic, Campestrini cerca la compagna, trova dalla valle, poi Betta, l'ingresso tra primo e secondo, e ancora Monica Brewster che ha calato la saracinesca, non si passa da lì, e dice ancora una volta di no Monica Brewster alle insidie del mezzo corona. Eder
la finta per Occhino, il passaggio di Carlo Antonio, poi Dunvalder che va a servire Occhino, un po' contesa quella palla, Saranovic prevedere la Pavlovic, cerca il tiro e trova la rete, finalmente il mezzo corona riesce a convincere il cronometrista a premere sul pulsante del più uno, 7-22 proprio in chiusura di primo tempo, il mezzo corona ci mette una pezza, sono 15 le reti da recuperare, impresa quasi impossibile, leveremo anche quel caso perché di fronte c'è un Brixen che non ha alcuna intenzione di perdere due punti per strada e mezzo corona invece deve assolutamente scendere con un altro piglio in campo nel secondo tempo, Valentina. Speriamo siano 15 minuti di riflessioni, di ritorno in campo e di tanta grinta, ci vuole la grinta, è mancata. Non ci hanno creduto queste ragazze, dai, forza. Noi vi aspettiamo qui tra 10 minuti per il secondo tempo di questo super derby del Trentino Alto Adige tra Mezzocrone e Brixen, il tempo di una Coca-Cola e ci rivediamo qui sulle frequenze di Eleven Sports.
Si ritorna in campo per il secondo tempo del derby tra Mezzogrona e Brixen. Parlavamo nell'intervallo della leggiadria con cui si muove tra i pali Monica Brewster, che cerca con le compagne di squadra il sesto successo stagionale, ma anche il sesto scudetto personale, Valentina. Ecco, mi hai rubato il termine, avevo usato io questo termine, leggiadria, sì, perché è veramente bellissimo vederla parare, ha un'eleganza spettacolare. E la vedremo impegnata proprio nel tentativo di sventare il primo attacco rotaliano. Mezzogrona che si ripresenta praticamente con le stesse che avevano lasciato il parquet al termine dei primi 30 minuti di gioco. Attacca la Saranovic, c'è il passaggio per Dalla Valle, Betta, rivede la Saranovic, Saranovic ci prova qui, Campestini non appena bene il pallone, lo recupera, si alza il braccio del passivo, deve attaccare il Mezzogrona, ci va Dalla Valle che viene poi un po' strattonata in fase di caduta, scaglia il pallone e trova con un palo gol la rete dell'8-22. Meno 14, un monologo nel primo tempo da parte del Brixen, fatto praticamente di contropiedi. Molto cinica la formazione altoatesina, che ha saputo sfruttare tutti gli errori del Mezzogrona e le opportunità che le rotaliane hanno loro concesso. Attenzione, Duran, serve Babbo, Babbo poi preferisce vedere lì Ucchino, ma fantastica Niki Razzica, non ci sono più aggettivi per lei, perché se abbiamo ammirato la leggiadria di Monica Brewster, di Niki Razzica, dobbiamo praticamente ammirare un po' tutto, ma in particolare la determinazione. Una grinta strepitosa questa ragazza, veramente spettacolo. Attacca nel frattempo il Mezzogrona, che lo fa con un uomo, con una donna in meno, perdonatemi, perché Pavlovic è dovuto uscire, penso che abbia avuto un problema alla caviglia nel tentativo di ripartenza, zoppicava nell'uscita dal campo, un vero peccato perché qui il Mezzogrona stava attaccando e l'assenza proprio di Pavlovic al centro dell'area dei 6 metri si è sentita. È entrata al suo posto Enrica Terrana. Saranovic per Campestrini, Campestrini viene anticipata dalla Di Pietro, il pallone però finisce sui piedi della Teramana, che accentua un po' troppo le proteste. Questo non sta bene ai direttori di gara, che infatti le infliggono una sospensione, 2 minuti fuori per la Di Pietro. Dalla Valle cerca adesso la giocata, poi Campestrini sempre acceso, Saranovic, lo scalare acceso, prova a entrare, invece no, cerca Campestrini lo scalare per Dalla Valle, si gira Terrana che viene atterrata dai 9 metri, ancora il Mezzogrona, Dalla Valle, Campestrini c'è acceso che era molto libera, preferisce servire di nuovo Dalla Valle e qui commette un'infrazione Anna Saranovic e quindi possesso perso, palla che torna nelle mani del Brixen. 8-22. Brixen porta avanti con Durvalder, Valder che poi serve Eder, ancora Duran, Duran e la botta di Duran che riesce a cogliere il rimbalzo, secondo legno consecutivo poi per Duran, incredibile, colpisce prima la traversa e poi il palo interno, poi Saranovic attacca, Saranovic, benissimo Monica Brewster. 8-22 rimane tale risultato. Lo score sul tabellone elettronico del Palafornai, sono trascorsi 4 minuti, poi extra player adesso per il Brixen, al posto di Monica Brewster è tornata in campo Barbara Not-Durster. Not-Durster adesso il pallone alle mani, Eder, bene qui
con molta foga Anna Chiara Campestrini a fermare proprio la header e poi non si intendono le brissinesi. Palla persa, attacca il mezzo corona Saranovic. Campestrini, dalla valle, chiama allo schema, sale Terrana che poi la dà a Campestrini. Campestrini che ha cercato il passaggio di ritorno a Terrana, ma la palla è finita nelle mani di Ginocchino. A parte Babbo e rete del Brixen con Giada Babbo, il 23-8. Inizio praticamente ad armi pari, c'è però l'handicap di meno 15 che incombe sul mezzo corona. Adesso attacca anche alta la difesa del Brixen, un pressing a cercare di interdire la manovra offensiva del mezzo corona, che nonostante ciò trova con Luisa Dalla Valle un tiro dai 7 metri. Era riuscita a incunearsi nella difesa bianco-verde Luisa Dalla Valle. La palla adesso è per Anna Chiara Campestrini, che si accerta delle condizioni della compagna di squadra. Poi è tutto pronto per questa battuta, Campestrini contro Pluster. Alla meglio proprio il terzino rotaliano, 23-9. Partita ancora lunga, Brixen sempre avanti, sempre doppio vantaggio in doppia cifra più che altro. Il Brixen conduce questa partita. Babbo si va a porre tra Dalla Valle e Betta, si alza Duran, 24-9. Ara sei Duran, giocato a Conversano e Oderzo, è approdata questa stagione a Brixen per il salto di qualità proprio del team allenato da Ubi Nessing. Terrana, Campestrini, Dalla Valle, c'è Terrana, Campestrini sempre in attacco, il mezzo corona, tiro deviato, sarà corner, si occupa della battuta Martina Betta. Saranovic, Dalla Valle, Dalla Valle, Campestrini, serve Ceso, angolo era troppo chiuso, poi Campestrini per Dalla Valle, ancora Campestrini, scarica per Ceso che prova a entrare il tiro, troppo blando, era però marcata Elenia Ceso, quindi non poteva fare di più. Nel frattempo in contropiede il Brixen sigla il 25-9 con Virginia Occhino. Implacabile questo Brixen, Valentina. Sì, ormai il portiere del mezzo corona si trova a dover affrontare questi contropiedi, è una sfida fra Nicky e qualsiasi ragazza vada in contropiedi del Brixen. Quindi abbiamo Babbo che sfugge e Duran che fa del suo meglio per arginare. Per arginare e però il mezzo corona ci sta provando, per quanto può, ci sta provando. 25-10, Saranovic a segno, ma occhio al Brixen perché è già davanti proprio Duran. Di Pietro, rientrata Di Pietro, Cercocchino, palla persa, dovrebbe ripartire in contropiede il mezzo, lo fa con Gislimberti che poi non riesce a bloccare quel pallone, aveva cercato un tocco pallabolistico ma ormai la palla era praticamente defilata ed entrata nell'area di controllo di Monica Brusser. Qui il mezzo aveva recuperato palla, però Terrana l'aveva toccata con la gamba e quindi commesso un fallo. Brixen ancora in attacco, Di Pietro, Chino, attenzione a Babbo, da lì Babbo difficilmente sbaglia. 26-10. Mezzo corona che adesso registra il massimo svantaggio del match, meno 16. Di Pietro, pressing alto della Teramana
su Saranovic, che è il maggior terminale in attacco della mezzo corona. Qui fallo su Enrica Terrana, veramente sradicata dalla Duran, poi ancora dalla Valle, Saranovic che cerca di defilarsi. Saranovic in due tempi, Monica Brusser che serve al volo Giada Babbo che cercava la compagna, poi arriva in porto la Di Pietro che realizza il 27-10, un comodo pallonetto su cui veramente poco Niki Razzica. Nel frattempo si prepara ad entrare con il numero 27 Giada Veroness, entra al posto di Lenia Ceso, si alterneranno quindi nella posizione di ala destra. Saranovic dalla Valle, entra, fallo su di lei. Riparte il gioco col mezzo corona che prova a violare l'area 3x2 difesa con maestria da Monica Brusster. Saranovic dalla Valle, Gislin Berti, pallone per Veroness, qui anticipo della Duran che lancia Andrea Eder da sola a tu per tu con Niki Razzica, la beffa sul secondo palo 28-10 e ancora una volta un contropiede a spegnere del tutto le aspettative del mezzo corona. Ma ce la farà, sono sicura che Razzica ce la farà a pararne almeno uno, ce la farà. Comunque la reazione del portiere del mezzo corona è sempre positiva e sta cercando di in qualche modo di alleggerire la squadra col suo atteggiamento. Speriamo ce la faccia dalla porta a contagiare le compagne. Mezzocorona che attacca però col macigno che incombe sulle sue spalle, quello di recuperare 18 reti. Impresa impossibile, però almeno limare questo gap che si è venuto a creare. Nel frattempo non c'è più Prusser tra i pali, ma c'è Melanie Perntaler. Mezzo con la rete fantastica di Martina Betta, un sottomano di Perntaler, non può veramente nulla, la palla si è infilata sotto le gambe delle compagne di squadra e l'ha beffata lì sul palo opposto. Il pubblico invoca le proprie beniamine, le sta invitando a non mollare. Appaiono un po' sfiduciate le ragazze del mezzo corona, a dire il vero. D'altronde il gap di 17 reti è veramente pesante anche da digerire per come si è venuto a creare, ossia con tanti errori in attacco e conseguenti contropiedi. Poi qui vediamo che il recupero del mezzo corona in difesa svanisce. Occhino da lì punisce la Razzica, 29-11, 12-40 sul cronometro, è ancora lunga e la Brixen può cercare il record di reti che è stato tra l'altro poi stabilito proprio nello scorso match, pare a 34-19 col Malo. Attenzione ancora al mezzorona, il pallone per Veroness che non la riesce a stoppare bene, poi viene fermata Gislin Berti, peccato perché aveva trovato anche la rete, è arrivata comunque dopo il fischio dell'arbitro. Terrana, Campestrini, Betta, sono scambiate di posizione praticamente Betta e dalla Valle, qui pallone ancora una volta in possesso del Brixen. Duran attacca e trova la rete il Brixen con il numero 10 Schatzer, che poi lascia il posto in difesa ad Andrea Eder. Proprio Schatzer va a prendersi i complimenti di Ubinessing che la carica. Attenzione, qui sale dalla Valle Campestrini per Gislin Berti, poi
Campestrini prova il passaggio schiacciato a Terrana, la recupera il Brixen, c'era forse un piede della difesa, sì, qui incredibile Niki Razzica che sventa il contropiede e poi su Babbo si immola dalla valle che prende la ferma. Ma la parata di Niki Razzica ha permesso comunque al mezzo corona di cercare almeno di arginare questo svantaggio ormai diventato sin troppo consistente. Però non bisogna mollare, almeno ecco Gislimberti ha capito bene, non bisogna mollare, crederci fino alla fine, come dice il loro motto, crederci sempre, mollare mai. Si scalda nel frattempo anche Arianna Buratti, prossimo ingresso in campo, più chino si gira dopo la rete del 31-11, adesso più 20. La mezzo corona decisamente in giornata, no, effettua al proprio ingresso tra i pali anche Elena Pedron. Mezzo corona che viene dalla sconfitta last minute contro il Casagrande, anche quel match disputato qui al Palafornaio, nel frattempo splendida questa rete dei Campestrini, 31-12. Mezzo corona che a differenza di oggi Valentina ha dimostrato che contro le big sa farci, perché qui in casa con l'Erice, in trasferta a Pontini, un match veramente perso proprio all'ultimo ma dominato sin dalle prime battute. Mezzo corona non è questo, mezzo corona ha tutti gli strumenti per far meglio e per concorrere con le altre squadre e soprattutto per raggiungere il prima possibile questo obiettivo dichiarato, che ovviamente è la salvezza. Assolutamente sì. Sono nuove di questo campionato, però hanno già detto la loro, è una squadra che ha il suo perché, oggi si scontrano contro un colosso ed è difficile che riescano a recuperare, però veramente è una squadra che può dire molto. Brixen invece, che al di là della prestazione superba e maiuscola di oggi, resta una schiacciasassi e secondo te può essere la principale candidata allo scudetto? Non ci pronunciamo. E torniamo allora qui dopo l'errore, l'ennesimo in attacco del mezzo, occhio qui a Di Carlo Antonio che non gestisce bene la palla, la salva Stefani Dunvalder che poi si piazza in posizione di terzo sinistro, chiama timeout Ubi Nessing. Siamo a poco più di metà secondo tempo, 17:10 sul cronometro, abbiamo già abbondantemente superato il giro di boa. Ricordiamo i prossimi impegni di entrambe le squadre che giocheranno in trasferta, mezzo corona che farà visita al Mestrino, invece altra sfida, match clou per il Brixen che affronterà l'Erice in Sicilia. E questo si prospetta già uno scontro, uno spareggio. Discutono le panchine, ci sono due umori differenti, molto cupo quello del mezzo corona che nonostante le differenze tecniche voleva provarci, aveva almeno il dovere di provarci. Brixen che invece è contento e soddisfatto della prestazione, che praticamente la vede ormai a 6 successi di fila e un favore potrebbe farglielo proprio il mezzo corona se sabato dovesse vincere a Mestrino. Il Mestrino incorrerebbe nella prima sconfitta e il Brixen sarebbe praticamente primo da solo, ovviamente se dovesse vincere ad Erice, Valentina. Speriamo che queste ragazze si riprendano e che facciano vedere veramente quanto valgono. Credo che Giovannini abbia proprio detto questo nel time out: ragazze, fate vedere quello che sapete fare e divertitevi soprattutto, giocate con il cuore. Riata Corrige, volevamo sottolineare che
Il Brixen con questo successo sarebbe già primo, ma con una giornata in più, perché il Mestrino ha disputato sinora 5 match. Tentativo nullo del Brixen, ne approfitta il mezzo corona. Ottimo questa intuizione di Betta per Gislimberti, che poi con un pallonetto dai 6 metri riesce a superare Perntaler. 13-32 lo score. Ma fantastica questa azione della mezzo corona, che ha dimostrato nonostante tutto di saperci fare. Sì, hanno un grande feeling Betta e Gislimberti, e riescono a creare veramente delle cose meravigliose se trovano il feeling giusto al momento giusto. Squadre adesso che si contendono questo pallone col Brixen, gioco fermato forse per consentire l'asciugatura del campo, invece no, fischio, perfetto, si ritorna allora a disputare. Shazam, Carlantonio, Dunvalder per Di Carlantonio, ancora il passaggio alla destra, riesce ad entrare proprio da lì col numero 18, non sbaglia quasi mai Barbara Notdurfter. 33-13, trovato l'angolino, riesce a superare Pedron sul secondo palo, poi attacca ancora il mezzo con una combetta Gislimberti, parata, ma su di lei c'è stato un fallo. Gislimberti, Betta, Campestrini, Buratti, Campestrini si alza, poi aveva cercato Betta, ha fintato il tiro, e qui Betta poi recupera questo pallone, poi c'è ancora un passaggio per Campestini, la rete. 33-14, poco preciso il passaggio di Perntaler in fase di costruzione dal basso, recupera palla Betta che serve un assist prezioso a Campestini, che lì di fronte proprio all'estremo difensore pristinese non sbaglia. Sigla meno 19, mancano poco meno di 10 minuti adesso, ci avviamo in chiusura di partita di Carlantonio. Dunvalder, Schatzer, Dunvalder, il tiro al palo, e pallone che poi termina lì nella zona di Giada Babbo, che con grazia appoggia questo pallonetto morbido e dolce dolce alle spalle di Pedronne. Quindi 34-14. Attacca mezzo corona Gislimberti, pallone fuori, potente ma poco preciso, non inquadra nemmeno lo specchio, lì Babbo è sola, finta su Gislimberti, poi tiro in rete, rete e soprattutto sospensione per Gislimberti che ha commesso fallo. 35-14 adesso per i Brixen, ma mezzo corona che attacca con una donna in meno, si alternano Veronese e Italiano. Italiano che rientra in campo, è stata impiegata nella prima parte del match, poi avvicendata da Ceso e Veronese dopo. Mezzo corona che si trova a dover soccombere, 35-14 al Brixen, e adesso a dover lottare con un elemento in meno vista l'esclusione di Aurora Gislimberti. Pallone fuori e di molto, non inquadra veramente nulla purtroppo il terzino rotaliano, e quindi Brixen che attacca. Nel frattempo iniziano a scorrere i titoli di coda su questo match, pallone molto alto di Dunvalder, Pedron rimette in gioco, adesso Betta per Campestrini, corre ancora il pallone in attacco, Betta, Campestrini,
prova il passaggio a terra, ma viene fermato. Betta, giro palla adesso del mezzo corona. Betta aveva cercato lo scarico per Italiano, ma il pallone era completamente fuori misura, trova le mani dei difensori avversari, e qui poi la rete di Schatzer che realizza il 36-14 ed effettua ancora lo scambio attacco difesa con Andrea Eder, mentre il Brixen ormai possiamo praticamente dare la certezza più che matematica, rientra Emma Girlanda al posto di Betta. Brixen che si porta a quota 12, aspettando poi il match di domani, il match clou, recupero della quinta giornata che opporrà Salerno e Mestrino. Quindi Brixen 12, Mestrino 10, Iomi Salerno 9, Erice 9, Pontigna 8, Casalgrande 8, Padova 5, Cassano 4, Leno 3, Mezzo Corona si ferma a 2 punti, poi Ferrara e Malo a 0 punti, ancora nessuna gioia per le due squadre. L'altro Malo è stata sinora l'unica squadra a soccombere al Mezzo Corona. Adesso inversione di campo e poi fallisce l'attacco Gislimberti, meglio invece Girlanda che supera Pertale e realizza il 36-15. Serie A Beretta che vi ricordiamo sia in ambito maschile che femminile in esclusiva su Eleven Sports anche per la stagione 21-22. Tutte le migliori giocate del campionato nazionale di pallamano solo qui su Eleven Sports. Qui anticipa Gislimberti, si trova costretta adesso a rimettere dal lato Rapanzer di Carlo Antonio. Qui sfondo di Schatzer, possesso dei Brusacristi adesso per Girlanda. Girlanda che ci prova, Gislimberti scarica per Italiano e parata di Perntaler, non riesce ad arpionare il pallone, poi Terrana recupera Schatzer di Carlo Antonio, la Panzer di Carlo Antonio sempre per Schatzer che scarica Sozio. Sozio poi si alza e va, cercato il pallone Occhino di Carlo Antonio. Babbo tira questo pallone, il Brixen vuole cercare la rete, la trova, in realtà 37-15. Si avvia verso le 40 reti il Brixen, vedremo se riuscirà in questa lotta al cronometro a realizzarle. Mezzo Corona che invece attacca per il 16° sigillo. Girlanda, Buratti prova l'attacco adesso, Girlanda per Campestrini, Campestrini vede Gislimberti che entra sotto le gambe di Perntaler, ma su di lei è stato commesso un fallo, sanzionato con un tiro dai 7 metri. Ed è ancora una volta Campestrini, occhi negli occhi con Perntaler. Campestrini realizza 37-16. Tempo Palafornai pieno in ogni ordine di posto. Di Carlo Antonio. Rapanzer, spazio maggiore da parte di Ubinessing anche alle ragazze che siedono in panchina, che fanno parte del Brixen affrontato l'anno scorso proprio dal Mezzo Corona del campionato di Serie 2. Tanti giovani talenti che vanno a rinforzare il roster della società biancoverde. Ora di Carlo Antonio, Rapanzer e Rucchino. Rucchino si gira, palo palo, gol, fantastico questo gol di Virginia Rucchino,
una praticamente spola, una sponda di Virginia Occhino. Palla che tocca entrambi i pali e poi si insacca. Fantastico anche il movimento della Occhino a girarsi. Virginia Occhino, classe 98, ha giocato nella futura Roma, ma anche vestito le maglie di Oderzo, Haraus nel campionato danese e soprattutto Saint-Junien nella Lega francese. Lei che fa parte della nazionale italiana. Aurora Gislimberti, cercato italiano, poi affronta Di Carlo Antonio, fermata, cinturata addirittura. Gislimberti gira per Girlanda, ha cambiato lo schema qui Campestrini, gigioneggia col pallone, recupera però il mezzo corona Girlanda, ancora Campestrini, si alza Gislimberti, Gislimberti rete appoggiata per il 38-17. Occhio però a Babbo che riparte velocemente, Schatzer 39-17, da quando è entrata in campo Schatzer praticamente ha sempre mirato la porta e realizzato, tranne in un'occasione. 39-17, un minuto e mezzo, poco meno, al termine di questo derby che ha sottolineato tutte le buone intenzioni del Brixen, ma anche qui fantastica la rete trovata da Buratti, in realtà passata sotto le gambe di un'incerta Penthaler che sembrava l'avesse bloccata, invece poi il pallone le è sfuggito ed è finito in rete. Match da cui mezzo corona non esce ridimensionato per la caratura dell'avversario, ma che ha evidenziato un po' ciò che andrà migliorato, quali sono un po' i talloni d'Achille, perché di talloni dobbiamo parlare, Valentina. Eh sì, ahimè oggi dobbiamo parlare di talloni. Speriamo che facciano vedere quello che sono riuscita a far vedere nelle scorse partite. E adesso mezzo corona che ha tra le mani l'ultimo possesso, mancano 25 secondi, si gira Terrana, fallo su di lei. Ancora il mezzo corona, Buratti ci riprova, rete di Buratti, questa volta una bomba che si piazza sotto il 7, seconda rete consecutiva per Arianna Buratti. 39-19, vedremo se sarà poi lo score finale. Sì, e tiro franco assegnato al Brixen, 39-19, vedremo se poi verrà battuto effettivamente questo tiro franco dal Brixen. Si schiera in difesa il mezzo corona, pallone tra le mani di Rabanzer che poi si gira verso le compagne per capire cosa fare, se poggiarlo a terra, infatti è così. Termina 39-19 in favore del Brixen, il derby tra l'SSVAU e la Pallamano Mezzo Corona, brissinesi capoliste solitarie per una notte o forse più, vedremo, perché domani ci sarà un altro scontro tra titani, quello tra Salerno e Messina in onda sempre qui su Eleven Sports, che vi invitiamo a seguire. Nel frattempo il Brixen sale a quota 12, Mestrino che sarà il prossimo avversario del mezzo corona in terra patavina. Le ragazze di Sonia Giovannini cercheranno la seconda vittoria in campionato. SSVAU che invece farà visita all'Erice, come abbiamo già detto prima. Valentina, è stato un piacere condividere con te questa sera la postazione, diamo appuntamento di nuovo qui al Palafornai il 4 dicembre quando ci sarà il prossimo match casalingo del mezzo corona, che si va a prendere tutti gli applausi adesso del pubblico di casa. Meritati, meritati, assolutamente meritati. Io il 4 dicembre ci sarò, tu ci sarai? Ci sarò e vi attendiamo qui. E vi auguriamo una buona serata, una buona settimana, ma soprattutto una buona pallamano a tutti. Ciao!